Fiorentina 1-0. Luigi Necco in linea. Ecco, ed è lo stadio San Paolo che state inquadrando, è l'ultima volta che lo vedrete così. I lavori sono stati già appaltati, tra pochi mesi alla ripresa del campionato sarà molto diverso e ci entreranno perlomeno altre 20.000 persone. Partita molto bella, almeno nel primo tempo, quella con la quale il Napoli si è congedato dai suoi fans, e la Fiorentina ha dovuto subire l'entusiasmo di Maradona, un pendolare soltanto planetario per ora, il quale riesce a dominare i due continenti e oggi ha dominato ancora una partita. Su questa punizione che il montatore visore ci dà, rallentì, vedete, su Galli ha respinto il tiro di Maradona, il colpo di testa di Caffarelli non resiste a Dal Fiume, ma l'arbitro annulla, non si è capito bene perché, e annulla anche questo successivo gol, pochi minuti dopo, sempre di Dal Fiume, questa volta c'era un fuorigioco. E finalmente, dopo due segnature, arriva forse quella buona, lo scambio Maradona-Bertoni, e Caffarelli calibra un meraviglioso pallone, 1-0 per il Napoli. Secondo tempo, alcune belle azioni del Napoli, sempre scatenate da Maradona, belle parate di Galli e anche una bella parata di Fusco, che oggi prendeva il posto di Castellino, lo vedrete tra poco. E nel frattempo però, mentre scorrono le immagini appunto degli attacchi del Napoli, c'è anche un tiro di Maradona, quello che state per vedere, parato, respinto da Galli, noi vi faremo sentire il primo saluto dato dal quello che c'è di nuovo nel Napoli, e cioè Allodi, che ha preso ecco il nuovo del Napoli, che saluta al 90° minuto. Di Allodi, Italo Allodi. Allora, sentiamo profumo di scudetto. Ma oddio, io penso sia un po' presto, certamente questo pubblico merita un lavoro serio e spero di poter dare soddisfazioni a chi mi ha ricevuto con tanto affetto e tanta spontaneità. Beh, come avete visto, c'è Allodi, il nuovo, il vecchio del Napoli, c'era Giuliano, c'era Marchesi che ci hanno salutato, se c'è profumo ci sarà Rosto, arrivederci. A proposito delle